A seguito dello sciame sismico avvenuto il 9 marzo scorso nei territori del comune di Umbertide e Perugia, i vigili del fuoco hanno svolto finora 1.117 interventi di soccorso, 585 dei quali per verifiche statiche e sopralluoghi tecnici, 257 per la messa in sicurezza degli edifici e rimozione di parti pericolanti, più 175 per assistenza alla popolazione per il recupero dei beni negli edifici resi inagibili. A seguito dell'espletamento di tutti gli interventi elencati e dello sostanziale calo di nuove richieste, da domani il presidio dei vigili del fuoco, attualmente situato presso i luoghi colpiti, a Pier Antonio per la precisione, sarà spostato presso la sede del comando dei vigili del fuoco di Perugia, secondo le disposizioni concertate con il comune di Umbertide. Tutti gli interventi legati all'emergenza sisma saranno d'ora in poi gestiti direttamente dalla sala operativa provinciale del Comando di Madonna Alta, seguendo le procedure ordinarie di richiesta tramite il numero unico europeo per le emergenze 112 o in alternativa dovranno pervenire presso i COC istituiti per l'evento emergenziale, i quali si interfacceranno direttamente con il comando interessato.